Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Prima di iniziare questo video, voglio che mettiate like, voglio almeno 500 like a questo video, perché a breve arriveranno altre interviste. Ho avuto l'onore, nonché il piacere, di intervistare Momo Sissoko e l'ho fatto condividendo questo momento con due miei amici che stanno su questa piattaforma che mi hanno accompagnato in questo che è il mio percorso, ovvero VB Channel e Nino JFC. Abbiamo parlato tanto di Juve, ma adesso basta, passiamo al sodo e godetevi questa intervista. Bene, siamo qui in compagnia di Momo Sissoko, di Vince e di Nino che mi accompagneranno in questa fantastica intervista inaspettata. Sono veramente felice che Momo abbia accettato l'invito. Ciao Momo, come stai? Dove Bene, bene, grazie. stai adesso? Stai in Francia? Sì, sono a Parigi con la famiglia e la verità è che con questo coronavirus non è facile, però dobbiamo rispettare le cose. Anche voi state a casa, quarantena. Sì, siamo a casa, non possiamo uscire solamente per, sai, comprare acqua, tutte queste cose. E restare a casa sempre perché non è un scherzo questo qua. Certo. Poi volevo ovviamente salutare i miei amici di merende, Vince e Nino. Ciao Vince. Ciao, ciao a tutti, soprattutto a Momo che è idolo degli anni in questo dalla Juve mio, quindi Grazie. piacere riconoscerti. Piacere, piacere. E poi Nino, che anche Nino era parecchio eccitato, lo vedevo trepidante Sì. quando ci siamo sentiti e c'era questa No, sì. opportunità. Quando mi ha detto che c'eri tu, tu eri un mio idolo negli anni alla Juve, io impazzivo per te perché eri fortissimo e mi piacerebbe averti ancora, insomma, giocatori come te nella Juve, poi ne parleremo nel corso dell'intervista. Bene, io non voglio, cioè, io sono ancora emozionato, quindi passerei parola a Vincenino per le prime domande perché abbiamo preparato tutti un po' una sorta di scaletta, ma poi andremo anche un po' a braccio in base a quello che hai da raccontarci. Vince, vuoi iniziare tu? Prenditi il tempo che vuoi, tanto poi taglio. Sì, no, io una domanda che ti volevo fare era, siccome io ho lavorato tanti anni allo stadio, quindi ti ho seguito anche da vicino, ti ho visto moltissime partite, cioè mi piacevi anche per questo perché ti vedevo anche dal vivo, quindi sapevo da quello che ci mettevi in campo. E cosa ti è rimasto in più, cioè nella Juve, proprio in te? Cioè cosa ti è piaciuto di più della Juve, dell'ambiente Ma, o beh, della squadra, dei tifosi? la verità è che per me la Juventus è un club speciale perché, sai, prima di firmare non sapevo come le cose vanno a finire, però la verità è che io mi è rimasto con tanti bellissimi ricordi alla Juventus, un tempo piccolo, però con tante cose positive. E la verità, io sono molto orgoglioso di aver giocato per la Juventus, veramente. Immagino. Nino? No, ma si percepiva anche quando lui giocava, era uno di quelli più attaccati, anche se veniva da altri campionati, si vedeva. No, una domanda che ti posso chiedere, magari, è se prima di arrivare alla Juve, o magari anche quando eri più ragazzo, se già, diciamo, la seguivi, o c'era stato magari qualche giocatore del passato della Juve che particolarmente, ricordavi, no? E che magari ti è tornato in mente quando sei stato chiamato dalla Juve. Sì, come, sai, quando la Juve mi ha chiamato, ha chiamato il mio procuratore. Prima da giovani io seguivo tanto la Juventus, soprattutto Del Piero, Zinedine Zidane, e avevo il poster nella mia camera. E poi, sai, quando io ero a Liverpool e quando la Juventus mi ha chiamato, soprattutto il mio procuratore, noi abbiamo pensato e detto subito sì, Subito sì. e alla fine sono andato alla Juventus. E la verità, un club top con grandi professionali, e un club dove quando c'è un giocatore che gioca per questa maglia e per questo club, vedi la differenza entre le altre società. Io mi ricordo particolarmente di te e c'è un gol che a cui io sono affezionatissimo e te l'ho scritto anche in una diretta tua su Instagram, che è il gol che hai fatto al Palermo, che è qualcosa che ancora oggi
Ed era anche una Juve abbastanza, cioè, discreta rispetto al post Calciopoli, al post scandalo che ci fu all'epoca, con Ranieri comunque che stava andando bene. Allora, io voglio farti una domanda in particolare. Raccontaci il tuo arrivo alla Juve. Chi sono i compagni che ancora senti, con cui magari scambi qualche volta un messaggio, come stai, gli auguri di Natale, gli auguri di buon compleanno? Senti ancora qualcuno di quella squadra? Sì, io sento spesso Giorgio Chiellini, Marchisio, la Formichina, Giovinco. E la verità è un po' con tutti. E, sai, non è che parliamo tutti i giorni, però la verità è che c'è un grande rispetto tra di noi, e quando c'è un momento di Natale o qualcosa, un infortunio o qualcosa così, mando un messaggio per vedere come stai, tutto bene, e sai, con molto rispetto, e la verità è che è grandissimo persona. Certo. Vince, hai qualcosa da chiedere sempre? Sulle Io voglio aggiungere qualcosa sul gol. Cioè, sul gol che ti è piaciuto di più con la maglia della Juve. Lui ha detto che ha citato quello del Palermo, io ti cito la rovesciata contro la Fiorentina perché ero allo stadio, quindi l'ho proprio vissuto dal vivo. Quindi, secondo te qual è stato il gol più bello che hai fatto in carriera o anche solo alla Juve? Beh, sai, io non ho segnato molto. Allora devo pensare al gol che hai fatto con la Juventus, con la maglia della Juventus. Sai, il gol che hai fatto contro il Palermo, secondo me, è il più bello che ho fatto la mia carriera. Sì, hai spaccato la porta, come diceva il telecronista. Invece ti chiedo, qual è la cosa, oltre all'organizzazione, ma a livello societario, sento tanti giocatori che parlano della Juventus come una società famiglia, parlano quasi di famiglia, di gruppo in cui la società tende a proteggere i suoi calciatori. Tu, quando sei arrivato, hai avuto la stessa impressione? Sì, io quando sono arrivato ho detto, sono un club molto importante. Loro si preoccupano di tutto, della tua famiglia, di te stesso, dei piccoli dettagli che, come si dice nel calcio, piccoli dettagli che fanno la differenza. Sì. E la Juventus lo sanno fare al 100. Certo. Tu venivi da Liverpool quando sei stato acquistato dalla Juve. Visto che si parla spesso, quando i calciatori cambiano campionato, le differenze, specialmente quando un calciatore passa dalla Premier al calcio italiano, per esempio con noi è successo recentemente con Emre Can, che all'inizio ci ha messo un po' di tempo, tu hai notato differenze tra i due tipi di calcio, visto che hai giocato in entrambi ad alti livelli? Sì, sono due campionati diversi, però alla fine ci sono giocatori che si adattano più veloce che altri calciatori. Io, la verità è che quando giocavo al calcio avevo questa capacità di cambiare le cose veloce. Allora, sì, secondo me, non è sentito questa cosa. Io ho avuto anche la fortuna di subito entrare nel 11 iniziale e fare le cose bene e giocare bene. Per quello mi ha aiutato a giocare bene, a inserirti. Il titolare, perché era fortissimo, io mi ricordo, mordeva le caviglie di tutti. Io adoro questo tipo di calciatore, no, ve lo ricordate anche voi, no? Sì, stava. Infatti forse è proprio per quello che ci siamo innamorati. Avevamo delle ottime individualità, perché comunque giocavi con Del Piero, giocavi con Marchisio, eccetera, però tu davi quel qualcosa in più dal punto di vista del ritmo, dell'intensità, soprattutto nella fase di non possesso, quando andavi un po' a cercare di rubare i palloni. Infatti voglio farti una domanda su questo aspetto qua. Preferisci un gol, un assist o una scivolata con palla presa? Una scivolata con palla presa. No, non potevo dire altro. No, assolutamente sì. E soprattutto quando la fissione dice sì. Ma poi noi juventini ci esaltiamo tanto per queste cose, perché ora io sono abbonato allo stadio e ci vado. Adesso ovviamente la stagione si è bloccata, però io ricordo che l'anno scorso,
con Mandzukic, quando faceva gli interventi in scivolata, quando rientrava, lo stadio si esaltava. E mi ricordo che anche tu, quando facevi queste cose, lo stadio ovviamente ti esaltava, in un certo senso. Vince. Io invece mi ricordo un piccolo aneddoto di una palla non presa, non tua però. No, nel senso che io ero a bordo campo quella partita, stavo vedendo, e quindi si vedevano i giocatori a mezzo busto perché c'erano i tabelloni pubblicitari. A un certo punto tu avevi palla, a un certo punto non ti ho visto più. Praticamente era il fallo di Bonera che ti ha fatto a te. E quindi ho detto, ma dove è finito Momo? Non l'ho visto più. E ho sentito tutto lo stadio che urlava contro, ho detto, ma cosa è successo? Perché non vedevo la parte bassa, quindi era una cosa che mi ricordavo. Sì, sì, questo se mi ricordo molto di questa partita contro il Milan, e la verità è che quando vedi l'immagine dopo la partita, dici che io ho avuto molto fortuna, perché sai, era un brutto, brutto gesto di Bonera, e la verità è che se io non accompagno il gesto, è finito. Rischi di farti male. Sì, sì, sì. A proposito dell'idolo, mi ricordo che poi tu sei rientrato in campo nonostante fossi dolorante, quindi tutto lo stadio ti applaudì, perché lo spirito di sollievo che sei rientrato sano e salvo, diciamo. Sì, io la verità è che quando lui mi ha fatto questo fallo io pensavo che era finito per me, poi sai, sono uscito e poi mi hanno messo un po' di ghiaccio e tutto quello, e poi sentivo bene il tobillo, però alla fine non avevo più cambio. Adesso non c'erano più cambi. No, era finita, e sai, contro il Milan, Juve Milan, e qualcosa di speciale, ho detto, io finisco questa partita, aiutare il mio compagno e vinciamo questa partita, e alla fine l'abbiamo fatto, e bene. Sì, fu molto brutto quell'intervento, per fortuna l'accompagno bene. Mister Ranieri è uno che ti ha avuto al Valencia, se non sbaglio. Sì, sì. E ti ha voluto anche alla Juve. Che rapporto avevi con lui? Un bellissimo rapporto. Mister Ranieri, sai, con Rafa Benitez, sono due persone che mi hanno dato l'opportunità di giocare a giovani, un grande giocatore, un club importante come Valencia e la Juventus. E la verità è che Ranieri è una bellissima persona che mi ha aiutato a crescere come uomo e come calciatore. E la verità è che lo sento di vez in quando, però bellissima persona. Certo. Io invece voglio ricordarti un'altra cosa che mi ha ricordato un amico quando io ho accennato appunto che c'era la possibilità di fare questa intervista, ed è un rammarico che anche io mi porto dentro per te, perché tu sei mancato al ritorno col Chelsea, perché ti sei infortunato, se non sbaglio. Sì, e abbiamo pareggiato. Probabilmente, non dico che l'avremmo vinta, ma avremmo avuto ottime chance per vincere contro il Chelsea, che abbiamo pareggiato l'anno 2-2 col gol di Essien e di Drogba, se non vado errato. Sì, ecco. Io volevo giocare questa partita, però per un infortunio al ginocchio non ho potuto giocare questa partita, però la verità è che io volevo giocare questa partita e abbiamo forzato le cose, però alla fine non potevo giocare una partita così, e alla fine con il dottore e l'allenatore abbiamo preso la decisione di non giocare quella partita. Certo. Nino, ti posso fare una domanda, visto che tu hai parlato di Champions League, la domanda che ti dicevo oggi, perché casualmente oggi io ho realizzato un video, come si può notare, ho qualche maglia, e tra le maglie, ho qualcuna però, giusto? E tra le maglie che ho preso, che ho fatto vedere, c'è questa qui, che tu hai indossato, no? La maglia dorata. E tu con questa maglia hai giocato al Bernabeu contro il Real Madrid nel 2008, la famosa partita che la Juve vinse con la doppietta di Del Piero, e ci fu la standing ovation. Volevo chiederti qualche ricordo, se hai, di quella serata, innanzitutto per la vittoria proprio del gruppo al Bernabeu, e poi cosa si prova magari a vedere uno stadio avversario che fa una standing ovation, in questo caso a un tuo compagno però.
Beh, la verità è che lì a Bernabeu abbiamo fatto una bellissima partita. Abbiamo, secondo me, abbiamo meritato di vincere questa partita. E poi, sai, uno come Del Piero che fa una doppietta lì al Bernabeu è una cosa incredibile. E alla fine il tifosi che del Bernabeu, che è una fissione molto complicata, che si alza per ringraziare soprattutto Del Piero, di quello che lui ha fatto nel calcio e del gol che ha fatto. Come un calciatore, a me mi avrebbe piaciuto di avere questa celebration del Bernabeu. Beh, questa comunque la tengo da parte, poi Momo me l'autografa magari. Senza problemi. Ho anche la maglia bianconera di questa stagione, così doppia. Va bene. Ok. Io mi ricordo anche comunque che in quella partita là rischiamo molto meno rispetto all'andata a Torino, che abbiamo vinto solamente 2-1, se non vado errato. Sì, sì. 2-1 l'andata. Del Piero Mauri, Van Nistelrooy. Ecco. Qual è la squadra che tu, da avversario, hai temuto di più, essendo alla Juve? Qual è la squadra che secondo te era veramente la più forte? L'Inter di Mourinho, ne abbiamo incontrate tante perché c'era anche il Chelsea. Qual è la squadra che secondo te era veramente la più forte? Secondo me sì, l'Inter di Mourinho era fortissima. Loro in questa epoca Eto'o sulla sua forma di Barcellona. Secondo me loro avevano una squadra fortissima, con esperienza, giovani, e poi con cattiveria. E la verità è che questa squadra, sai, quando giochiamo sempre contro l'Inter, è qualcosa forte, perché in Italia, secondo me, è un derby importante, e la verità è che l'Inter di Mourinho era forte, era forte. Però posso dire una cosa, loro hanno vinto tutto, vero? Però con noi hanno vinto poche volte, hanno vinto più noi. Poche volte, ecco. Era suo il tiro sulla respinta del segno Marchisio, mi ricordo. Esatto. Infatti quando mandano il filmato lo devono mandare bene, cioè devono andare indietro perché parte dal tiro di Mom. Esatto. E poi Marchisio fa la differenza. Sì. Vince, vai. Un tuo idolo da bambino o comunque un giocatore a cui ti ispiri quando giochi? O comunque quando giochi? Beh, a me, sai, mi è piaciuto, come te l'ho detto, Zinedine Zidane. Sai, in Francia è uno che ha marcato la sua epoca. Quando lui ha vinto il Mondiale con Francia, a partire da questo momento tutti i calciatori volevano fare una carriera. E la verità è che Zizou come Del Piero, come Patrick Vieira, sono questi tre giocatori che mi hanno insegnato il calcio. Io invece ti chiedo, alla Juve di oggi c'è qualcuno che ha le tue stesse caratteristiche? Chi è secondo te? Beh, secondo me io vedo tutte le partite più o meno della Juventus, e la verità è che adesso, secondo me, Matuidi ha più o meno le stesse caratteristiche, e a me mi piace molto Betancourt, secondo me lui lavora bene, e che lui è molto attento e di lo che deve fare. Secondo me Betancourt sarebbe un giocatore importante. E poi Rabiot, secondo me la tifoso della Juventus non ha ancora visto il vero Rabiot, perché io lo conosco bene da giovani, quando era al Paris Saint-Germain, e io ti posso dire che Rabiot diventerà un giocatore importantissimo del futuro della Juventus. Io sono convinto. Beh. Ah, allora ci fidiamo, perché tu l'hai visto, noi l'abbiamo visto poco e c'è tanto scetticismo. Confermi. Sì, c'è scetticismo, però se Momo dà garanzia già cambia tutta la mia valutazione. Io lo vedo diverso. Rabiot. Poi ha citato Matuidi e lì con due maglie di Matuidi, quindi ancora di più a valore. Sì. No, io volevo chiedere a Momo, tu gli hai chiesto della Juve, invece io gli chiedo in generale, nel calcio di oggi chi è il Momo Sissoko di oggi? Anche di altre squadre, c'è uno che ti rivedi proprio, cioè ai miei stessi movimenti, le stesse movenze, se c'è. Dai, ci sono giocatori fortissimo, sai, con la mia caratteristica
un po' difficile perché, sai, adesso i centrocampisti sono più gioca bene al pallone, sì. Sai, non ci sono questo giocatore che va con cattiveria, sai, della mia epoca come Steven Gerrard, come quando giocava, sai, che va forte. Però secondo me, a me mi piace molto Pogba, che è ancora giovane. Se lui ritorna alla Juventus sarebbe un acquisto molto importante per la Juventus. Però io non lo so ancora perché la Juventus ha lasciato Emre Can, non lo so. Questo è un mistero ancora. Allora, questo è un punto interrogazione, perché secondo me Emre Can aveva tutto per essere un giocatore importantissimo della Juventus. Forse Emre è uno di quelli che ti assomiglia, se vogliamo. Sì, è vero questo. Sì, anche sì, carriera simile, vedi Liverpool, Juve, c'era anche percorso simile. Vince. Ti piacerebbe giocare nella Juve attuale? A posto di chi li vedresti, nel senso? Alla Juventus di adesso, dei 6 scudetti che hanno vinto, a me mi vedeva lì, però sai, per alla fine sai così, però secondo me lo che hanno fatto dopo lo che noi abbiamo fatto per dopo tutto quello che è successo con la Juventus, sai, seconda divisione, tornare in primera, sì, sai, ritrovare più o meno l'identità della Juventus, poi il resto quello che ha fatto il presidente Agnelli, poi Allegri, tutto quello che hanno vinto è una cosa spettacolare, e la verità è sono e no, sai, la gente mi chiedeva sai che quando Cristiano Ronaldo è arrivato alla Juventus tutta la gente era però io ho detto è normale che lui arriva alla Juventus perché è un campione che arriva una squadra campione, capito? Certo, eravamo stupiti, mamma no. Sì. No, ma noi infatti siamo grati a voi di quel periodo, perché comunque la Juve in quel periodo non era quella di adesso, diciamo, perché tornava comunque, come dicevi tu, alla Serie B. Siamo grati a voi giocatori di quel periodo, appunto, perché avete scelto la Juve nonostante non fosse in un periodo limpio, diciamo. Bellissimo, sì. Beh, poi lui nella sua Juve facemmo secondo, terzo posto, andavamo in Champions, poi dopo perdemmo comunque col Chelsea, che era un'ottima squadra, e non sfigurammo per niente, anzi abbiamo dato tanto fastidio a loro. Peccato, però era comunque una squadra probabilmente non pronta a vincere, però Momo sicuramente è uno di quelli che con Del Piero, con tutti quelli che sono rimasti, con Buffon, ce li ricordiamo. Cioè io mi ricordo un sacco di te, ma perché veramente all'epoca eri un giocatore che mi avevi incantato. Eri arrivato a gennaio o a settembre? A gennaio. E fu uno degli acquisti di gennaio che la Juve nella sua storia, cioè di tutta la storia della Juve, fu uno degli acquisti più azzeccati fatti a gennaio, perché ne abbiamo fatti pochi, tu e Davids a gennaio, sì, e Barzagli in quegli anni lì. Piacere. Questa Juve attuale qua, secondo te cosa manca a questa Juve per vincere in Europa, per arrivare alla vittoria della Champions League? Non manca tanto. Sai, tu sai che la Champions League non è come la Serie A. La Champions League c'ha tante competizioni, tante squadre forti, Bayern Monaco, Real Madrid, Barcellona, Paris Saint-Germain. Ci sono queste squadre che sono forti. La Juventus è forte, però le altre squadre sono forti. La Champions League è diverso della Serie A o della Liga. Però io sono convinto che la Juventus è una questione di tempo. E quest'anno non lo so se la Champions League va a continuare o no, però io ero alla partita contro l'Olympique de Lyon a Lione. La Juventus non ha fatto una bellissima partita, però Lyon ha fatto una bellissima partita. Però io sono sicuro che al ritorno a casa e un'altra partita, perché la Juventus gioca a casa e i giocatori sono pronti per giocare questo tipo di partita e hanno più esperienza e più cattiveria che l'Olympique de Lyon.
Certo. Vince. Sì, non saprei veramente cosa chiederti di altro. Una cosa perché cioè, lui è un giocatore che non mollava mai. Una cosa che mi ricordo anche durante la partita, noi ci guardiamo sempre magari le partite che abbiamo vinto o meno. Però una cosa in cui sono rimasto impressionato anche da te è quando la partita ormai era conclusa, Juventus-Lazio 1-1, e tu ti inventi quell'assist a Krasic che l'hai mandato in porta. Sì, sì. E quindi quella lì mi ricordo proprio, tu non mollavi mai in campo, ma sei stato anche capace al 95esimo di fornire quell'assist a Krasic in una partita che praticamente era pareggiata. Non potevo mai più vincere quella partita. E l'assist l'hai visto ieri su YouTube. No, giuro. Allora... L'hai visto ieri. La verità è che, sai, questa partita ero un po' nervoso perché, sai, io volevo giocare questa partita e il mister non mi ha fatto giocare, mi ha fatto entrare in secondo tempo. E nella mia cabeza ho detto: oh, guarda, ti va giù a fare una cosa che ti va, sai. E poi ha fatto l'assist e Krasic ha fatto un bellissimo gol e tutti contenti. Infatti era lui importante prima quella partita, se non ricordo male. Cioè, era proprio che ancora stavamo un po' attaccati alle prime, al treno delle prime con quel gol. La prima metà, forse. Sì. No, perché lui prima ha detto sì, preferisco una scivolata a prendere palla, però in realtà poi di giocate, di assist, qualche golletto anche leggermente carino, diciamo, no? Tra la rovesciata, la cavalcata, cioè in realtà ha messo un altissimo tasso tecnico. No, una domanda che ti volevo fare io, tu hai giocato con Gerrard come capitano tuo e anche con Del Piero ovviamente capitano, quindi due leader, e poi prima quando parlavi dei tuoi compagni hai citato Chiellini, che tu hai diciamo vissuto quando era più giovane, no? Ormai oltre 10 anni fa, ti volevo chiedere, e anche Buffon ovviamente. Ma Chiellini anche da ragazzo diciamo ti dava questa impressione che poi poteva diventare un leader di questa Juve, ma in generale del calcio, visto che negli ultimi giorni se ne è parlata anche per la riunione che ha fatto con la squadra, per il discorso degli stipendi, cioè parla quasi anche un po' da dirigente. Dico, anche da giovane pensavi poteva diventare uno dei più forti, anche caratterialmente? Sì, per forza, lui... Era già un leader e lui, io penso che lui ha apprendito questo con tutti i capitani che lui ha avuto, con cui lui ha giocato. Allora secondo me quello che sta facendo adesso per il giocatore e lo che lui ha dato per la Juventus, secondo me Chiellini è uno di questi campioni che merita tanto rispetto. Assolutamente. Io invece volevo chiedere... No, di pure, finisci. No, perché Chiello, lui non molla mai. Lui ha visto quanto tempo si è rotto il naso? Sì, anche il turbante, visto anche la testa fasciata sempre. La fascia. Allora lui, per la Juventus, lui può morire. Certo. Abbiamo chiesto anche alla Juventus di comprare in suo onore, di fare come gadget in suo onore una banda da metterci così, tutta insanguinata. Esatto. Non l'hanno ancora messa in il 3 allo store. Io invece volevo chiederti, tu sei passato comunque anche dal Liverpool e c'era Gerrard, alla Juve c'era Del Piero. Mi riallaccio alla domanda che ha fatto Nino. Cosa ti hanno dato questi due figure singolarmente? Cosa ti ha dato Gerrard e cosa ti ha dato Del Piero? Mi hanno dato tanto, io tutti i giorni apprendevo da questi due campioni. Gerrard, un campione che sai, come un calciatore, quando vivi con Gerrard, e soprattutto quando gioca alla stessa posizione, essendo giovani, apprende molto e lui ti fa insegnare che se vuoi essere un giorno un campione, deve capire le cose e deve imparare, capito? E lui, secondo me, lui come Xavi Alonso, io ho apprendito molto sulle persone e io quando giocavo con loro dice, io adesso capisco perché loro sono campioni. Perché sono campioni, sono famosi, però sempre lavorando, sempre provando di stare sempre lì. E quando vedi questo compagno fare queste cose, tu devi imparare e devi fare lo stesso e basta.
anche il fatto di essere giocatori, sia Gerard che Del Piero, cresciuti nella stessa squadra, cioè anni e anni, una cosa che forse adesso sarà sempre più difficile nel calcio di oggi. Non so se sei d'accordo, c'è un giocatore che esce fuori da, ecco, da, diciamo, dalla cantera di una squadra e ci rimane tutta la carriera. Oggi è un po' più difficile, forse. È incarna qui, però è importante invece, perché il giocatore ha lo spirito di squadra che te lo può passare magari a te nuovo arrivo, no? Sì, lui te, sai, questo che si aggira quando lui ti parla e quando ti fa sentire cos'è il Liverpool in questa epoca. Tu dici, ah, io capisco, perché lui può morire per il suo club. Lui può morire quando entra nel campo, lui è solo per difendere la maglietta del Liverpool e lo stesso con Ale Del Piero. Sai, quando, come il comportamento che loro lasciava dentro dello spogliatoio e fuori, era qualcosa speciale, capito? Assolutamente. Vince, io quanto... io ho una domanda, nel senso che tutti i tifosi juventini qualche anno fa ci siamo travestiti da tifosi della Ternana perché l'abbiamo visto ritornare in Italia. Sì. Cosa è successo poi? Perché noi eravamo tutti contenti di rivederti in Italia, nel senso che abbiamo visto che sei rimasto pochissimo. Sì, no, secondo me era una cosa che... anche adesso non lo capisco, perché sai, era un momento dopo la Juventus, dopo il Paris Saint-Germain, dove io ho avuto un po' di problemi personali, volevo lasciare il calcio e alla fine c'era questa opportunità e alla fine non è passato come io volevo che si passa. Alla fine, dopo due giorni, sono ritornato a casa. E basta, era un tempo breve e basta. No, perché noi ci ricordiamo, detto, torna Momo, allora quindi ci siamo subito a vedere la Ternana. La maglia della Ternana. Tutti della Ternana, quindi... Sì, sì. Oh, per farci l'abbonamento, sai, sì. In curva. Tutti allo stadio per te. Sì. No, un'ultima domanda, Lello, se posso. Sì, anche più, dai. No, dai. Volevo chiedere, perché mi è venuto in mente prima, sia in Premier che magari in Serie A, qual è un giocatore che ti ricordi, diciamo, che ti ha dato filo da torcere, cioè che tu quando sapevi che dovevi affrontarlo, specialmente tu che eri uno di contenimento, che dovevi marcare, uno che ti faceva, diciamo, impazzire, dicevi no, oggi mi tocca proprio questo? In Premier era veramente Roy Keane. Roy Keane, che era un po', sai, alla fine della sua carriera, però lui molto cattivo, sai. Roy Keane, sai, quando giocava anche contro Manchester United, sai, Alan Smith, tutto questo giocatore che era molto cattivo, e a me mi piaceva molto giocare con loro. Era giusto per te. Sì. Era pamperi i tuoi denti, però. Sì. Sì. E in Italia Thiago Motta. Thiago Motta. Sì. Anche duello, quello per il cliente ostico, altro duello. Scintilla sul campo. Io invece volevo chiederti, hai qualche aneddoto simpatico che ti fa ridere ancora oggi a ripensarci alla Juve, qualche scherzo a un tuo compagno di squadra, qualcosa da raccontarci? Beh, il scherzo, wow, ci sono tanto, abbiamo scherzato molto lì, sai, entre le partite, dopo le partite. La verità è che abbiamo passato un tempo veramente impressionante. Io mi ricordo bene che con Ale Del Piero, che lui sapeva che io ero un fan di Kevin Garnett, e lui mi ha portato una maglietta di Kevin Garnett e mi ha fatto un regalo spettacolare. Quindi Alex Gerald era anche di buon cuore, che adesso poi abita anche a Los Angeles, se non sbaglio. A Los Angeles, sì, ecco. Io invece voglio chiederti, il futuro della tua carriera, cosa vedi? Vuoi diventare magari più avanti, vuoi smettere del tutto col calcio, vuoi diventare un allenatore? Che intenzioni hai adesso? Ci hai già pensato? Sì, l'ho pensato già quando giocavo al calcio e pensavo al mio futuro, sai? A me mi piacerebbe in corto plazo essere procuratore e aiutare i giovani a crescere come persona e capire cosa è il vero calcio.
Che poi posso dire una cosa, io ho visto un documentario in Francia e voglio chiederti se è vero. C'è un documentario su Netflix molto bello sul calcio di strada, dove parlano magari anche i tuoi colleghi che conosci, c'è Fofana, c'è Marez che gioca al Manchester City, ci sono tutti questi giocatori, e parlano di uno sviluppo del calcio anche in queste zone periferiche della Parigi che conosciamo adesso. E quindi dici che anche la forza della Francia è il fatto che ci siano tanti giocatori che vengono dalla strada, perché in Italia è una cosa che si è persa ultimamente. Sì, quando vieni in Francia, se tu guarda tutte le squadre che hanno giocatori de Parigi, ci sono tanti, sai? Allora, Francia è la verità è che, sai, da giovani sempre si giocava al calcio nella strada, nella strada ti aiuta a essere un bellissimo giocatore. Tu lo puoi vedere con Mahrez e altri giocatori che sono passati per strada e adesso tecnicamente sono fortissimo. Tu da piccola hai giocato tanto per strada o molto più nelle scuole calcio? Molto più in strada dall'inizio e poi sono entrato giovani a una squadra come Auxerre che mi ha aiutato a crescere come calciatore. Che poi ti prendono in giro che non segnavi, però l'Auxerre a 17 anni avevi fatto 50 gol in 2 stagioni, Sì, è vero, lì eh? giocavo come seconda punta e la verità è che lì facevo tanti gol perché, sai, quando ero giovane ero più come si Più dice in avanti, italiano, più avanti più rispetto a libero. altri compagni, capito? Sì. Momo, io non so se i miei amici hanno altre domande per te. Voi a Ma posto? così, giusto per curiosità, perché lui adesso è tifoso della Juve, ormai lo possiamo dire, cioè, anzi, forse tra noi quattro è il più tifoso di tutti. Lui, lui non lo fa vedere, ma c'ha la stanza come la mia dietro. Però volevo dire, da bambino, che squadra tifavi? O se vogliamo della Francia, però era la squadra proprio che tifavi da ragazzino. Da ragazzino Arsenal era una squadra che mi piaceva molto, aveva molto giocatore francese e la verità è che l'Arsenal era una squadra che a me mi piaceva molto, molto. Molto chiaro. Vince tu? No, niente, io vorrei ringraziarlo per la disponibilità. Ti ringrazio anche che ci siamo conosciuti, quindi è stato un piacere per questo. Piacere mio. Nino. No, ovviamente sì, lo saluto e lo ringrazio per questa chiacchierata e per tutte le risposte. Io invece, Momo, ti ringrazio per la disponibilità, per averci fatto godere in un momento difficile comunque della storia della Juve. Hai tirato fuori qualcosa di bellissimo per noi tutti. E ringrazio perché i miei follower, quelli che mi seguono comunque su YouTube, hanno la possibilità di rigustare, insomma, alcuni anni della tua carriera nella nostra Juventus e di godere anche di quegli anni là. Io ti ringrazio tanto. Ok, grazie a voi per la invitazione e bueno, durante questo periodo lo so che è un po' difficile per tutti, però sai, se io voglio di dire alla gente, soprattutto giuventini, la gente nel mondo, di stare attento in questo coronavirus che non è un scherzo e speriamo che in Italia la situazione, anche in Francia, in tutti i paesi, la cosa va a entrare in ordine. Bocca al lupo a tutti. Un abbraccio a tutti i Juventini e Forza Juve. Sempre, grazie Oh, Momo. sempre, sempre. Grazie.